in questo video. Allora, io volevo chiederti scusa di tutte le cose che sono successe. Sì, perché questa volta mi sembra sincera. Non è sincera. Sì, non è. Basta. Tu eri tanto buona e adesso non parli più a Nicole. Sì, vabbè, ma tu sei una falsa, è diverso. Anche tu? Io non voglio più che Lucrezia e Nicole siano amiche, quindi dobbiamo inventarci qualcosa per eliminare Lucrezia. L'allarme. Lei. No. Che faccio? Ed è in arresto. Avete rubato. Io non ho rubato. Adesso la chiamo. Sara, dove stai? Ma ti ricordi che dovevamo andare a comprare quei vestiti al centro commerciale oggi? Ok, va bene, stiamo arrivando. Ciao. Ma chi era? Era Nicole. E che cosa voleva Nicole? Mi sta aspettando perché dovevamo andare al centro commerciale. Ma come? Oggi dovevamo stare insieme io e te. Lo so, però gli avevo promesso che dovevamo andare al centro commerciale. No, io ci tengo troppo ad andare con lei. Da quando la mia migliore amica Sara si è fidanzata insieme a Marco, sta sempre insieme a lui, viene tardi agli appuntamenti, si dimentica che agli appuntamenti, poi si baciano sempre, non mi parla quasi mai perché ovviamente sto sempre a parlare insieme a lui. Però dai, la capisco, perché anche io ero così con il mio ex fidanzato Alessio. A proposito, voi vi siete mai fidanzati? Se sì, scrivetelo nei commenti e scrivete anche il suo nome. Ci vediamo il 7 aprile alle ore 12.30 al Romix a Roma per il firma cover del nostro fumetto. Mi raccomando, vi aspettiamo in tanti. Sì! Dai, no, andiamo! Andiamo! No, non voglio! Sì! Non voglio! No! Dai, andiamo! Ciao! Come stai? Tutto bene. Ciao Marco. Ciao Nicola. Ma il tuo ragazzo non gli andava bene che ci fossi anche io? Certo che gli andava benissimo, anzi ti volevo proprio vedere. Da come mi ha salutato non sembrava. Ma sì che gli vai, dai, e salutala. Ciao Nicole. Ciao. Andiamo a comprare quelle cose. Andiamo. Andiamo subito al nostro negozio preferito? No, andiamo a fare prima merenda. Va bene, dai, andiamo. Dai, andiamo al bar. Quanto sei bellissima. Grazie. Hai sì, sei diversa dalla cola. Sì, grazie. Tu non hai un po' di sete? Sì, ora bevo. Prendi quello. Grazie. Ma che fai? Vabbè, dicevamo? Cin. Ma quella era la mia Coca-Cola. Non è giusto. Quella era la mia Coca-Cola. Ehi, è la mia Coca-Cola. Mamma mia, Nicole, stai calma. Non piangere, non tieni. Non sto calma. Cioè, non piangere, tieni, bevi la mia. No, dai. Non la voglio più, ti ci sei attaccato tu, che schifo. Ma scusa, Nicole, perché hai detto che è schifo? È sempre il mio ragazzo. Apposta, è il tuo ragazzo, non il mio. Mi fa schifo a me attaccarmi alla cosa degli altri. Sei piccolina, quanto sei bellina. Grazie. Per passare il tempo sapete che cosa faccio? Leggerò il nostro fumetto, ma voi l'avete preso? All'interno c'è una storia super divertente con tutti i nostri amici. Ci sta il maestro San Giovanni, ci sta la preside, c'è Sara. Ci sono io, c'è Ilari, c'è Stefano. E ordinandolo troverete anche il nostro poster da dover attaccare in cameretta. Per prenderlo c'è il link in descrizione. No, ma che figata! Ma avete fatto un fumetto! Ma che, non lo sapevi? No, non me l'hai mai detto, leggiamolo insieme. Sì, è pieno di storie super divertenti, non puoi capire, guarda qua. Sara, è Lucrezia che mi sta chiamando. Sara! Dimmi! Mi sta chiamando Lucrezia! Che cosa vuole? Non lo so, che faccio? Rispondo. Ma che cosa rispondi a quell'antipatica? Ma ti sei dimenticata tutti quanti gli scherzi che ci ha fatto e come ci ha trattato soprattutto? No, non gli devi rispondere. Quindi che faccio? Rispondo. Ti ho detto che non gli devi rispondere. Vabbè, fai come ti pare. Ma io gli rispondo, tanto non mi state calcolando. Lucrezia? Pronto, Nicole? Sono Lucrezia, ciao. Ti volevo parlare di tutte le cose che sono successe. Che cosa vuole, Lucrezia? Tu zitta, che tanto non mi stai calcolando. Lucrezia, dimmi, che cosa vuoi? Sì, Nicola, però stai calma, non ti sto dicendo niente. Ascoltami, per favore. Allora, ti voglio chiedere scusa per tutte le cose che sono successe, davvero. Questa volta però è davvero. No, non mi interessa niente. No, Nicola, ti prego, non attaccare.
dimenticarmi, ti prego, ti giuro, questa volta è vero. Guarda che non mi dimentico tutto quello che ci hai fatto, eh. Ti prego, possiamo vederci da qualche parte così parliamo? Sara, che faccio? La faccio venire o no? No, è troppo divertente, veramente. Questo fumetto è il più bello che io abbia mai letto. Sì, vabbè, questi manco mi stanno parlando. Va bene, ok, vieni al centro commerciale. Quello dietro scuola, sì. Ok, Nicola, arrivo, arrivo. Sono subito da te. Ciao. Tra poco in questo video. Oh, stanno litigando. Ma tu non capisci la situazione, non capisci proprio niente! Ma, amore, aspetta! Allora che cosa ti ha detto Lucrezia? Mi auguro che tu non la stia facendo venire qua. Che cosa ti interessa? Tanto non mi calcoli. E che cosa c'entra? Dimmi che cosa ti ha detto. Non te lo dico. Dai, dimmelo. Ok, sta venendo qua. Che cosa? Spero che tu stia scherzando. Che cosa ti frega? Tanto non mi stai calcolando. Stai tutto il tempo insieme a Marco. Ma tu ti ricordi che cosa ci ha fatto a noi Lucrezia? E tu invece ti ricordi che sono la tua migliore amica e non mi stai calcolando? Ma che cosa c'entra? Sono venuto qua apposta per fare shopping solo con te e fai venire Lucrezia. Solo con me? Tu hai fatto venire lui, io faccio venire Lucrezia. Almeno lei mi parla. Vabbè, senti, tutti quanti, ma Lucrezia no, io non ci sto, ok? Ormai sta avvenendo, mi vuole chiedere scusa. Ti ha chiesto scusa 100 volte e la fai venire qua. Sì, perché questa volta mi sembra sincera. Non è sincera. Invece sì, non basta! È sincera. Basta! Basta! E tu che vuoi? Te l'avevo detto che era meglio uscire solamente noi due. Sì, infatti, forse avevi ragione. Vabbè, noi ti aspettiamo al piano di sopra, sempre se ti va, eh. Sempre se ti va, eh. Chi ci viene? Funghetti, ma secondo voi è normale che Lucrezia sta venendo qua? E soprattutto, è normale che Nicole debba accettare le sue scuse? Scrivetelo nei commenti. Dai, adesso andiamo a fare shopping. Va bene. Ma questa quando arriva? Ah, eccola. Ciao Nicole, come stai? Dimmi. Allora, io volevo chiederti scusa di tutte le cose che sono successe. Perché ti giuro, erano i bulli che mi dicevano di fare le cose, ma io non volevo, perché in fondo ti volevo bene. Quindi tu mi stai dicendo che ti sentivi obbligata dagli altri bulli, tu che eri la capa dei bulli. No, loro dicevano che ero la capa, però non è vero, cioè ti giuro, erano loro che mi obbligavano a me. Tu mi sei sempre stata simpatica, è solo che erano loro che mi obbligavano, perché so mi bullizzavano anche a me. Va bene, anche se ti costringevano adesso, tu che cosa vuoi da me? Perché io adesso a loro li ho allontanati, però adesso sono rimasta da sola e quindi non ho amici, quindi volevo te come amica. Non lo so se fidarmi di te. Secondo voi che cosa devo fare? Dopo tutto quello che hai fatto... Sì, anche a Ilari voglio tanto bene. Magari senti anche Ilari, magari anche lei dice il suo parere. Ila, senti, c'è qui Lucrezia che mi sta chiedendo scusa. Secondo te che cosa devo fare? La perdoniamo sì o no? Ok, dai, ciao ciao. Allora, che ha detto? Ha detto va bene, però questa è l'ultima volta. Sì, sì, non ti preoccupare, grazie. Che andiamo a fare adesso? Senti, io dovevo andare a fare shopping. Ho litigato con Sara e il suo ragazzo, quindi troveremo anche loro. Va bene, andiamo. Andiamo. Belle queste cose. Sì, bellissime, però volevo aspettare Nicole per comprare qualcosa. Vabbè, ma dopo come ti ha trattato, che la devi aspettare pure. Sì, lo so, hai ragione anche tu, però dai, è la mia migliore amica. Cioè, alla fine, dai, vabbè, aspettiamo lei, che magari arriva adesso. Che belle queste scarpe, guarda quelle viola, che belle. No, non mi piacciono. Vabbè, vedendole bene, neanche a me mi piacciono, eh. Però abbiamo i stessi gusti, hai visto? No, Nicole, guarda che bello questo giacchetto. Secondo me ti starebbe benissimo. Vuoi che te lo regalo? No, non mi piace, troppi peli. Vedendolo bene, neanche a me mi piace. Però, mi piace niente. Allora, devo fare un regalo a Nicole. Mamma mia, questo quanto è brutto. Non se lo metterebbe mai questo qua. Che bello! Bellissimo, vuoi che te lo regalo? Sì, è fantastico. Lo so, è bellissimo, infatti lo stavo prendendo. Mi sta bene? Benissimo. Dai, vattene a provare, vai. Vado? Sì, vengo con te. Bellissimo. Senti, poi voglio provare questo. Questo? Anche questi due sono uguali. Devi compensarli? Anche questi? Andiamo. Nicole, mi aspetti. Oh, scusi, signora. Scusi. Dammi il giacchetto. Eccolo. Nicole, e io? E vieni. Chiudi. Ci credo, ti sta molto bene però. Anche a te, veramente.
questo colore ti sta benissimo. Anche a te. Veramente belli. Sara, a te sta malissimo, a Nicola sta benissimo. Come, scusa? Ti sta malissimo. Ma che cosa stai dicendo? Perché non ti vedi? Ma scusa, tu hai fatto pace con questa? Sì. Motivo? Perché tu non mi calcoli più da quando stai con Marco. Ma che cosa stai dicendo, Nicola? Ma tu ti ricordi tutto quello che ti ha fatto lei? Che cosa ha fatto a noi? L'ho perdonata, è cambiata. Ah, è cambiata? Sì, come sei cambiata tu da quando sei con lui. Tu eri tanto buona e adesso non parli più a Nicole. Sì, vabbè, ma tu sei una falsa, è diverso. Perché tu? Scusa, ma tu permetti a Lucrezia di parlarmi così? A me che sono la tua migliore amica. Perché invece come mi tratta il tuo ragazzo? Vabbè, senti, mi avete stufato entrambe, io me ne vado. Tra l'altro già che tu stava malissimo, quindi come che tu sei levato? Se ne andasse da Marco. Oh, sono bellissimi questi giacchetti, sicuramente ti piaceranno moltissimo. Sara, amore, guarda che ti ho preso. Ma ti sembra il momento? Che è successo? Basta, adesso non è il momento. A me che c'entro, non ho fatto nulla, scusami. Ma tu non capisci la situazione, non capisci proprio niente. Ma, amore, aspetta. Amore, non so che è successo, aspetta. Che cosa è successo? Succede che tu non capisci mai niente. Stanno litigando. Sì, però un po' mi dispiace. Vabbè, ma è gossip. Lo so che è gossip, l'ho creato io il gossip, però è sempre la mia migliore amica. Capito, però ti tratta malissimo quando ci sta lui. Lo so, dai, impicciamoci, magari ti stanno lasciando. Speriamo. Ma ora cosa c'entri? Non ho fatto nulla. Non hai fatto nulla, lo so io che cosa è successo. Lucrezia e Nicole mi hanno aggredito e non puoi capire che cosa mi hanno detto. Hanno detto che il giubbotto mi stava malissimo, che ero bruttissima, non puoi capire che mi hanno detto. Vabbè, ma sono diventate amiche, non ho capito. Che cosa? No, era una domanda, dico. Sì, che sono diventate amiche, ma che non lo vedi che stanno sempre insieme adesso? Sara, quando ci si mette. No, beh, andiamoci a avvicinare. Piano. Tu le devi capire queste situazioni, perché se non le capisci non possiamo stare insieme. Io non ho problemi a lasciarti, eh. Ma che c'entra? Io non sono una ragazza, non posso capire queste dinamiche. Non ci avviciniamo troppo, sennò se ne accorgono. Dai, però io voglio sapere cosa succede. Veramente, le devi capire queste situazioni. Ma a te sembra normale che Lucrezia è diventata amica di Nicole un'altra volta? Io non ci posso credere. Oh, ma che bella questa felpa. Mi sarebbe molto bene. Bella questa. Questa è molto carina. No, questo verde è brutto e poi non mi sta neanche bene. Ma ha detto che è brutta la mia felpa. Non gli piacerà. A te piace? Non parla, ha detto di no. Andiamo. Poco in questo video. Hai pagato? Io sì, certo che ho pagato. Ho pagato, ho pagato. Ma non siamo, non mi giuro. Vieni qua dentro che ho un'idea. Allora, mi devi ascoltare. Siamo proprio in bacio. Ma stai scherzando? Senti, allora, mi devi dare una mano. Io non voglio più che Lucrezia e Nicole siano amiche. Quindi dobbiamo inventarci qualcosa per eliminare Lucrezia. Tagliamo tutti i capelli. No, troppo e poi non abbiamo le forbici. E possiamo rapirla. Ma effettivamente rapirla sarebbe proprio una bella idea. Però siamo a piedi, dove ce la mettiamo? Cavolo, è vero. Dai, dai, fatti venire un'idea. Dai, fatti venire un'idea. Facciamola arrestare. Bravo, ma sei un genio. Perfetto, la facciamo arrestare. Così viene la polizia, se la porta via e ce la leviamo di mezzo. Ah, vedi, sono stato proprio bravo. Sì. Ora me la vai, do un bacio. Ma certo. Se riesce il piano, te lo do il bacio. Adesso andiamo. Aia, però manca a fa così, eh. Amore, aspettami. Che bello quel vestito! Lucrezia, tienimi la borsa. Certo. Bellissimo, perché non te lo provi? Sì, bellissimo, me lo vado a provare. Tienimi tu la borsa, eh. Ok. Allora, vieni qua. Adesso mi devi ascoltare, va bene? Allora, mi devi ascoltare benissimo. Io ho preso questo qua. È per me. No, non è per te. Allora, mi devi ascoltare. Vedi questo qua? Se tu esci da un negozio senza pagare, questo farà suonare l'allarme quando esci. E poi che succede? Arriva la polizia e ti arresta. Quindi questo è quello che dobbiamo fare con Lucrezia. Quindi lo metto dentro la borsa di Lucrezia? Esattamente, così quando usciranno suonerà l'allarme e sembrerà che l'abbia rubato. È geniale. Adesso io vado là, la distraggo e tu io lo metti dentro la borsa. Va bene, andiamo. Andiamo. Ciao Lucrezia, come stai? Bene, ciao. Lo sai che sei carina molto oggi? Grazie. Allora, hai trovato qualcosa per Nicole? Sì, ma... Mamma mia, è troppo bella questa pepe, sta benissimo. Grazie. Ok, non ho ancora trovato niente, Nicole. Penso che sta ancora provando il vestito di me. Ah, va bene, va bene. Vabbè. Vabbè, tranquilla, non mi interessa, grazie mille comunque. Tutti strani oggi, ma che c'hanno? Grazie mille. Ciao. Sì. Ciao.
Ora ci godiamo lo spettacolo, così adesso usciranno, suonerà l'allarme, arriverà la polizia e Lucrezia verrà arrestata. Nicola, la borsa? Ma la mia borsa? Eccola. Per fortuna. Andiamo. Io, Nicola. Ma era la borsa di Nicola. La borsa era di Nicola, non era di Lucrezia. Quindi se suona l'allarme ora è colpa di Nicola. L'allarme. Dai. No. Che faccio? Che fa? Hai pagato? Io sì, certo che ho pagato. Non ci posso credere, abbiamo fatto un casino, adesso se la prendono con Nicola, restano Nicola, andiamo, scappiamo. Vabbè, allora se hai pagato che problemi ci stanno? Andiamo, no? Ma sì, hai ragione, si sarà rotta l'allarme, andiamo, dai. Signorine, scusate. Corri. Dove andate? Corri. Ma perché stiamo scappando? Ma se tu hai pagato, perché stiamo correndo? Perché il poliziotto mi mette paura. Sì. Tanto li prendo l'aria. L'abbiamo seguito. Dai, andiamo. Sul fiatore. Andiamo, dammi la mano. Siete in arresto. Avete rubato. Io non ho rubato. Oddio. Non ho abbiamo rubato. Visto. Dove siete andato? Ma non lo lasciami in carcere. Ma non ho fatto. Ma io non ho rubato. Ho pagato. Per favore apra la borsa e mi faccia vedere. Io non ho rubato, io non l'apro. Apra la borsa. Non ho rubato. Apra la borsa. Oh, calmo, eh. Per favore resti in silenzio, sto facendo solo il mio dovere. Ma chi ce l'ha messo questo qua? E questo? Voi non l'avete rubato, eh? L'hai messo tu? No, l'hai messo tu. No, l'hai messo tu perché non l'ha messo. No, l'hai messo tu. No, l'hai messo tu. No, l'hai messo tu. No. Io lo sapevo. Non dovevo essere amica tua, io non c'entro niente, io me ne vado. Vado a chiamare mio padre perché di questa storia non c'entro niente. Io non c'entro. Fifona. Senta, mi lascia andare anche a me, che io chiamo Stefano. No, adesso andiamo in caserma e chiamiamo chi vuole, però... In caserma, io. Ma certo. Io non ci vado in caserma. Come no? Venga. No, mi prego, non mi ci faccio paura, ti prego. Io non c'entro nulla, non vengo. Funghetti, lo dite anche voi che non c'entro nulla. Funghetti, iscrivetevi al canale per capire che cosa è successo e scrivete nei commenti che non c'entro niente io. Vabbè, non ci posso credere che ho fatto arrestare la mia migliore amica. Abbiamo sbagliato borsa. Lo so, ho notato che abbiamo sbagliato borsa. Io l'ho messo in quella di Lucrezia, pensando fosse quella di Lucrezia, invece era quella di Nicola. Non ci posso credere. Ma ti rendi conto? Ho fatto arrestare la mia migliore amica. Tranquilla, sono io qua con te. Ma ti sembra il momento di baciarmi? Funghetti, ho fatto veramente un gran casino. Ho fatto arrestare la mia migliore amica, ma non volevo. L'ho fatto per sbaglio. Scrivete nei commenti cosa posso fare. E soprattutto iscrivetevi al canale, così mi aiutate a far uscire Nicole dalla prigione. Dai, andiamo. Arrivo. In questo video Nando, siamo venuti qua per trovare un piano e farti ritornare a scuola. Oh dai raga, inizia il piano. Dai Nicole, andiamo. Ho lasciato la macchina parcheggiata davanti alla scuola e mi hanno rubato la ruota. Stamattina non l'ho più trovata. Sapete dirmi chi è stato? Noi no. Non è possibile, non ci posso credere. Ma non è possibile. Professor San Giovanni. Hanno trovato il colpevole. Nicole, per chi non avesse visto i video precedenti, il nostro maestro San Giovanni ha licenziato il nostro bidello preferito. Prima di entrare in classe dobbiamo salutare il nostro bidello Nando. Perché da quando è stato licenziato vive in questo parco, solo e soletto. Beh certo, con questo nuovo lavoro del TikToker guadagno qualcosa, insomma mi sono un po' comprato da mangiare, mi sono comprato degli abiti nuovi. Ci vediamo il 7 aprile alle ore 12.30 al Romis a Roma per il firma copia del nostro fumetto. Mi raccomando, vi aspettiamo in tanti. Sì! Nando, Nando, Nando! Ma come stai?
Io bene, bene. Ragazzi, ma sono le 8, dovete stare a scuola. Per te tutto. Oddio, esatto. Belli miei, bene. Nando, siamo venuti qua per trovare un piano per farti ritornare a scuola. Bravi, sì, senza farsi accorgere da nessuno, però dobbiamo fare organizzarci bene. Ragazzi, dobbiamo trovare un metodo per cacciare via San Giovanni e far riassumere Nando. Dai, dai, oddio, ma come possiamo fare per farlo rientrare? Ragazzi, ho l'idea giusta. Dicela! Dicela! Per far tornare il nostro bidello Nando, dobbiamo far arrestare il maestro San Giovanni. No! Sì, sì, così la polizia arresterà il maestro e noi potremo far riportare Nando in classe. Sì! Bravo! Sì, lasciamolo arrestare! Però come? Ah, non capisci niente, venite qua che vi spiego. Vieni, dici, dici. Ora vi spiego il piano. Che il piano per far arrestare San Giovanni abbia inizio. Avete visto che San Giovanni ha sempre quel cappello, gli occhiali e la giacca? E quindi? E quindi dobbiamo distrarlo e rubargli il cappello, la giacca e gli occhiali. Ma non so nemmeno la moda vestiti di San Giovanni, che ci vuoi fare? Ci vuoi uscire stasera? Ma mica se li deve mettere lei, scemo! Ma stai zitto, non capisci niente, come al solito. E poi cosa ci dobbiamo fare con questi vestiti? Per la seconda parte del piano ci servirà Stefano. Funghetti, per venire in missione con noi? Iscrivetevi al canale, ci dovete aiutare. Buongiorno ragazzi. Dico subito oggi che non è giornata, eh? Sono nervosissimo. Ragazzi, state composti, per favore, eh? San Giovanni, gli posso dire una cosa? Alessio, spero che sia una cosa intelligente e inerente a quello che faremo oggi. Dilla, dai. Sa chi assomiglia vestito così, maestro? Sì, a chi assomiglio? A un attore, forse. Sì, devo dire che sono veramente vestito in maniera oggi ganza. No, veramente sa chi assomiglia? A chi assomiglio? A mio nonno! Tutte le sante volte, ma è stancato! Anota, mamma mia, oh, da volte che non fa il matto, lo scemo! Intanto vieni qua immediatamente che ti metto una bella nota, caro il nostro Alessio. Alessio! Non volevo proprio veramente, scusi. Oggi non è giornata, te l'ho detto prima che non era giornata. E tu mi provochi! E tu mi provochi! Video. Senti, dobbiamo cercare la macchina della preside e dobbiamo levare la ruota. L'ho tolta! Non è possibile, non ci posso credere. È un complotto contro il maestro San Giovanni! È un complotto contro il maestro San Giovanni! Allora, oggi faremo corsivo e stampatello, d'accordo? Corsivo, stampatello... La A in corsivo, eccola qua. Eccola qua. Poi mi rimetto a scrivere, faccio un bel disegno. La A in stampatello, eccola qua. Facile, no? Voi ricopiate. Ilari, stai scrivendo quello che sto facendo alla lavagna, per favore? Sì, sì, sto proprio a fare tutto. Ricopiate tutto, sì, sì. Allora Giulia, devi ricordare che appena finisci la lezione, tocca distrarre il professore e rubargli i vestiti. Ok. Allora ragazzi, avete finito con il compito? Ecco la campanella. D'accordo, vabbè, ci vediamo domani e continuiamo domani con il corsivo e lo stampatello, d'accordo? Arrivederci. Oh, dai raga, inizia il piano. Ok, dai, ci vediamo domani ragazzi, che vado via, eh. Che è stata una giornata veramente, veramente... Maestro, ma io non ho capito. Dimmi che c'è, dai. Vabbè, però si metta comodo. È stocco, si metta seduto. Mi metto seduto. Non è caldo. Un po' sì, evidentemente si fa un ci po' vede con gli occhiali? No, perché... Sì, no, effettivamente mi dai una mano, scusa, fa caldo. Certo. Dai, andiamo a rubare i vestiti. Sì, dai, andiamo. Ecco, brava che mi fai vedere i compiti, sono proprio contento. Sì, perché non ho capito l'ultima parte. Ma reggi un attimo questa, fai vedere. Certo. Allora, vediamo qua, brava.
noci, che c'entra le noci? Ho foglie di noci, professore. Ma stiamo facendo corsi per stampatelle? Non ho fatto colazione. Facciamo qui. Benissimo, sei stata molto molto brava. Buongiorno ragazzi. Buongiorno professor San Giovanni, può venire in presidenza un attimo? Arrivo presidente. Venga professore, le devo dire una cosa. Arrivo subito. Oh, ma non c'è più nessuno, no? Fino a scuola, dove stai? Vabbè. Raga, ma siete sicuri che era una buona idea venire qua a quest'ora a scuola? Ma raga, però effettivamente è pure mezzanotte, io sto avendo anche un po' di paura, fa freddo. Senti, dobbiamo cercare la macchina della preside e dobbiamo levare la ruota. Raga, attenti a non farvi vedere dal guardiano della scuola. Raga, fermi, c'è un problema. Che problema, Ilari? Ci hanno visto. No, raga, c'ho fame. Ilari, no. Eccola! È quella bianca! Allora, raga, adesso mettiamoci i vestiti di San Giovanni e rompiamo la ruota. Tra poco in questo video. Professor San Giovanni, ho una sorpresa per lei. Ah, preside, ha trovato il colpevole. Hanno trovato il colpevole! Hanno trovato il colpevole! Aio! Guarda lassù. Ci sta la telecamera di sorveglianza e se noi ci travestiamo da San Giovanni, chi va a guardare la telecamera penserà che è lui. Quindi la preside darà la colpa a San Giovanni e chiamerà la polizia e la farà arrestare, secondo noi. Funghetti, questa è una missione pericolosissima e se volete che noi la facciamo, iscrivetevi al canale. Funghetti, se non vi iscrivete al canale non possiamo togliere la ruota della preside. Funghetti, iscrivetevi, prego, sto morendo dalla paura. Vi siete iscritti? Ok, ok, si sono iscritti, Funghetti, andiamo. Vieni. Yeah! Hilary, Nicole, Alessio, ma che fate qua? Ma è mezzanotte e mezza. Che state facendo qui davanti alla scuola? Andiamo a casa, forza. Non possiamo. Perché state qui? Dobbiamo togliere la ruota della macchina della preside. Ah, dovete togliere la ruota della macchina della preside. Potevate dirmelo prima. Pazzate e battete. Come una ruota della macchina della preside? Stanno dormendo tutti. Ma che me ne frega che stanno dormendo? Ma vi rendete conto? Ma voi siete dei pazzi, siete. Voi volete togliere la ruota della macchina della preside? Sì. A luna di notte? Sì. Ma perché? Aiuto, c'è una lunga storia. Allora, ti giuriamo. Incrociate. Ti promettiamo che a casa te lo spieghiamo. Però tu intanto fallo, per favore. Per favore. No, non toglierò mai il cuore. Ti prego. No, Alessio, no. Io queste cose non le faccio. Ti prego. Io queste cose non le faccio. Non le faccio. Ho giacca, cappello e testa bassa, non ti devi far vedere, mi hai capito? Ma da chi non mi devo far vedere? Non ho capito. Da tutti. Posso sapere perché devo stare vestito così? Togli la ruota. Ma di chi è questa giacca, questo cappello? Non ti impiccia. Vabbè, andiamo a togliere sta ruota. Vai, andiamo. Buongiorno ragazzi! Allora, eccoci qua. Ecco dove avevo lasciato tutto ieri sera. Non so dove li persi, guarda, eccolo qua il cappello. Iniziamo la lezione, quello che abbiamo lasciato in sospeso ieri. Quindi parleremo anche oggi del corsivo e dello stampatello. Eccola! Buongiorno preside, buongiorno. Ma buongiorno niente! Non sapete che cosa è successo ieri sera? Adesso voglio la verità! Adesso voglio la verità! Credo proprio che se ne è accorta della ruota. Che cosa è successo, signora preside? Ho lasciato la macchina parcheggiata davanti alla scuola e mi hanno rubato la ruota! Stamattina non l'ho più trovata! Adesso voglio la verità! La verità deve uscire! Poi hanno rubato la ruota della macchina, ma chi sarà mai stato? Girano un sacco di ladri in questo periodo, infatti. Sapete dirmi chi è stato? Noi no.
quindi nessuno sa niente? Beh, professor San Giovanni, adesso questa cosa la risolve lei. Gliela risolvo io. Allora, adesso la risolviamo, Voi non sapete che ci sono le telecamere. Le telecamere. Sì, ci sono le telecamere e capiremo chi è stato il colpevole, a rubare la gomma della preside. La preside. Ma la faccia finita con questa pantomima! Adesso vediamo, adesso la facciamo finita. Se fa così, questo si prende un colpo. Cioè, tutti i giorni. Adesso, se non avete capito, sopra la scuola ci sono le telecamere che inquadrano tutto e così vedremo chi ha rubato la gomma della preside. Andiamo, forza! Ecco qui, allora. Come si accende qui questa cosa? Vediamo. Sì, è così. Sì, sono la preside comunque, non la prof. Ok, adesso vediamo il colpevole. Ora lo vediamo. Lo vediamo. Vai. Ecco qua. Ma. Non è possibile, non ci posso credere. Sì, dai, funziona così. Ma non ci posso credere. Ma no, non è... Professor San Giovanni. Ma questo non sono io. Eh sì, lei. No, questo non sono io, preside. È lei. Quello è il suo cappello. Il suo cappello. La sua giacca. Sono innocente! È un complotto contro il maestro San Giovanni! Adesso ci penso io! Chiamo la polizia! San Giovanni! Che ha fatto oggi? Come mai non fa lezione e sei triste? Non è possibile. Ma non lo so, io sto impazzendo. Il cappello è qui, gli occhiali sono qui, la giacca è qui. Ma chi è che mi ha incastrato? Professor San Giovanni? Ho una sorpresa per lei. Ah, preside, ha trovato il colpevole, immagino. Come ha trovato il colpevole? Hanno scoperto Stefano. Certo che abbiamo trovato il colpevole. Adesso le faccio vedere subito. Avete trovato il colpevole? Certo. Grazie. Grazie. Una sorpresa per lei. Abbiamo trovato il colpevole. Hanno trovato il colpevole. Aio. Ma che fa? Ma che cosa sta facendo? Credo che lui molto probabilmente si vendicherà. Ragazzi, oggi ci siamo messi nei guai. Ah, e questi giorni andremo a vedere San Giovanni in cella. Quindi, Funghetti, iscriviti al canale per continuare a vedere come andrà a finire. Funghetti, iscriviti al canale e lasciate un bel like. In questo video... Nando, ti ho trovato! Oddio, amore mio, bella di Nando, bella... Io adesso faccio chiamare papà Stefano. Questa storia deve finire immediatamente. Buongiorno maestro. Fermo, sciocco, ci penso io a nostra figlia. Sì amore, pensaci tu. Cosa è bella. Uffa, tra 10 minuti dobbiamo entrare in classe. Mangiamo i compiti. Ma quali compiti? Oggi c'è il piano.
Quello di ieri che ti abbiamo detto io, Ira, di Gaia, Giulia. Ah, il piano, è vero, sì, oggi abbiamo il piano. Bravo, vabbè, ripetimelo così non sbagliamo. Il piano, no? Da 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 da. Ma quale piano? Ma che piano fatti? Il piano per salvare Nando. Allora, siete pronti per il piano di oggi? Sì, certo, il piano. Da 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 da. La smetti! Ma mi sto esercitando per dopo. Ma no, ma non è il piano, già te l'ho detto. No, lei non ha detto, io non ho detto piano forte, ho detto il piano. Allora ragazzi, il piano è che io e Ilari non entreremo a scuola per cercare Nando. E allora pure io non voglio entrare a scuola. E tu stai zitto, andiamo io a Gaia, perché io e Gaia siamo più bravi di te. Perché tu questa, dopo tre passi tu stai così. Ah raga, mi va più di camminare, andiamo via. Così te sei. Ma... non entreranno a scuola, soltanto Ilari e Gaia, loro due. Perché sennò sarà troppo evidente che se non entriamo tutti in classe. Sì, perché se non entra nessuno chiamerebbero papà Stefano. Funghetti, stiamo saltando la scuola. Mi raccomando, voi non lo fate mai. Lo stiamo facendo soltanto per salvare Nando. Caro signor Nando, scusi maestro, mi perdoni, ma non pensavo di aver fatto una cosa così grave. Lei da oggi è licenziato. Come licenziato? No! Sbrigiamo, se stanno arrivando i professori. Occuri. Voi due andate via, sennò vi fanno entrare. Speriamo che non ci scoprano che abbiamo saltato scuola. Gaia, stai tranquilla, andiamo a prendere un pezzo di pizza per Nando, dai. Sì, così ci facciamo perdonare perché l'abbiamo fatto licenziare noi. In effetti. Che ora sono? È suonata la campanella e ancora non sono arrivati. Io non capisco come mai. Neanche da qualche minuto poi, tra l'altro. Dove sono? Buongiorno. Buongiorno. Ah, finalmente siete arrivati. Che volete, pure un cappuccino, un cornetto? Avete fatto colazione, vi serve qualcosa? Dai, entrate per favore, su, per favore. Ma siete solo voi, non manca nessun altro? Perché siete in pochi. Come mai? Perché? Hanno la febbre. La spesa. Hanno la febbre o stanno facendo la spesa? Per quale motivo non sono venute? Gli è venuta la febbre mentre facevano la spesa. Esatto, sono raffreddati perché nel supermercato c'è l'aria condizionata. Apposta. Vabbè, ho capito, lasciamo perdere. Intanto mettetevi seduti, iniziamo questa lezione per cortesia che già siamo in ritardo. Ma dove sta andando? Non lo so, in qualche posto, adesso lo andremo a cercare, insomma, lo troveremo. Sì, dai. Proviamo a vedere in questo parco. Sì, Borello, quando lavorava lui veniva sempre dopo qua. Dai, speriamo che sta dentro il parco, entriamo. Sì, dai. Ah, dai, hai ragione, un secondo. Che devi fare? No, niente. Ila, ma che ti stai mangiando? La pizza di Nando? Ho capito, c'ho fame. Poi lo dico a Nando, sono due ore che stiamo girando. Poi capirà Nando. Qua un pezzetto. Vabbè, oh. Nando capirà. Cioè. Ragazzi, mi raccomando, per aiutarci a trovare Nando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Sì ragazzi, iscrivetevi al canale perché abbiamo bisogno del vostro supporto. Ah, e se avete visto Nando da qualche parte, scrivetelo nei commenti. Nando! 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 Allora, Paolo ha mangiato. Dividiamo questa frase nel modo più preciso, quindi facciamo soggetto, verbo e predicato. Ci siamo? Soggetto. È Ilari. C'è la notizia, l'hanno trovato Nando? No, ancora no. Scriviamo soggetto. Che è sto rumore? Ancora continuiamo con questi rumori, sti telefoni? Dividiamo, siamo di là o di là, ok? Ok, vai. Vai di là. Di là. Nando! 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 Nando, stai qua! Nando! Nando! Allora, adesso scrivete sui vostri quaderni, è importantissimo quello che vi sto per dire. La posizione dell'aggettivo. La posizione dell'aggettivo. Di solito gli aggettivi qualificativi hanno una posizione libera. Possono precedere e seguire il nome a cui si riferiscono. Possono procedere e seguire il nome a cui si riferiscono. Ma che fa? Oh, Alessio, ti svegli?
Alessio! Io! Chi è? Dove sto? Chi è che mi sveglia? Chi è? Oddio! Buongiorno, ben svegliato. Che vuoi, un cappuccino, un cornettino, un cioccolatino? Che cosa vuoi? Alzati in piedi! Nando! 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 Non ci credo! Nando! Ma che fai qui? Tra poco in questo video. Potresti fare il TikToker. La famiglia Pes. Bitch like this. Un TikTok. TikTok. Con questi telefoni. Io adesso faccio chiamare papà Stefano. Questa storia deve finire immediatamente. Buongiorno maestro. Fermo, sciocco. Ci penso io a nostra figlia. Sì, amore, pensaci tu. Come sei bella. Nando, ti ho trovato! Oddio, amore mio, bella di Nando, bella! Ma hai tutto il giacchetto rotto, sei pieno di terra! Io vivo qua, purtroppo, sulla mia panchina. Ma piuttosto, dimmi, ma tu dovresti stare a scuola a quest'ora? Aspetta, adesso te lo dico! Gaia! Ma è Nando! Ciao, Nando! Oh, amore mio, ciao, come bella! Come stai? Ma che hai fatto? Sei tutto sporco in faccia! Purtroppo io vivo qua, che devo fare? Quando l'hanno licenziato che stai vivendo qui, per colpa nostra, su Gaia, dai l'acqua e la pizza, dai! Sì, ecco, questa l'abbiamo presa per te, oh, anche l'acqua! Amore mio, grazie, veramente avevo proprio fame, guarda, ma sono due giorni che non mangio, grazie mille, belle mie! Aspetta, poi ho delle salviette, ti pulisco un po' il viso! Dammi una! Gioia mia! Alla faccia di quel mascarzone del professore. Però è stata anche colpa nostra, Nando. Non vi dovete preoccupare. Nando, comunque dobbiamo toglierti dalla strada, dobbiamo trovarti un altro lavoro che ti fa fare tanti soldi. Allora, o torni a scuola o ti cerchiamo un altro posto di lavoro. Purtroppo ormai a scuola non me li vogliono, perciò non so che cosa potrò fare. Io mi adatto a fare tutto. Io un lavoro per te, Nando. Sì. Potresti fare il TikToker. TikTok? E che cos'è? Roba che si mangia? No, i balletti di TikTok, così. La famiglia Pes. Bitch like this. Gaia, hai capito? Possiamo aprirgli un canale TikTok. Nando, ma li sai fare i balletti te? Beh, veramente io sono un ex ballerino. Quando ero giovane ballavo. E allora sei perfetto. Allora, il nome, come ti chiamiamo? Nando il bidello è il meglio. Nando, il bidello è il meglio. Ok, pronto a fare un TikTok? Allora, Nando, ricopriami, ok? Alzi in piedi. Pronto? Vai. 3, 2, 1. Ta 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 ta. Bravo, Nando, continua a ballare. Vai. È finito, che faccio? Lo pubblico? Sì, certo, pubblicalo. Adesso fammi fare un balletto a me, pronta? Pronta? 3, 2, 1. A me dicono è ballanando. Un video da Hillary. Ha detto che con Nando l'hanno trovato. Troppo forti. Oh, vedi come balla Nando. Guarda come si muove. Oh, potrebbe fare like, No. Altro che bidello. No, troppo forti. Meno male però che l'hanno trovato. Esatto, io sono contentissima. Esatto. Ma che cosa state guardando con sti telefoni? Un TikTok. Con questi telefoni. Basta! Adesso siete usciti fuori dal seminario. Sono stanco. No, speriamo che non vedi il video di Hillary. C'è anche Nando là. Cavolo. Ma questa è Hillary? È Hillary? Con Nando? La persecuzione, Hillary e Nando che stanno ballando! Ma ecco perché non stanno a scuola allora! Questo è troppo per me, questo è inconcepibile per me! Guardali! Io adesso faccio chiamare papà Stefano. Questa storia deve finire immediatamente! TikTok!
tra poco in questo video. Ma scusi, ma lei chi è? Non è la mamma di Hilary? Sì, è vero, non sono io la mamma di Hilary, ma io mi occupo di queste cose. Ti ho detto, non mi devi chiamare quando sto con lui. È la babysitter. Capo, il piano è quasi riuscito. Che ha detto il piano? Faccio il video, ok? Voi venite dietro. Fattimene. Lasciami! Lasciami! No! Basta! Pronto? Papà Stefano? Papà Stefano, il problema non è casa, perché lei forse non lo sa, io oltre a essere il suo proprietario di casa, sono Marcello San Giovanni e sono il maestro della scuola. Dove sta Hilary? Che oggi non è venuta a scuola. No, papà Stefano, io ho scoperto, vedendo i telefoni di là nell'aula, insieme a zia Nicole, che Hilary ha saltato la scuola. Questa è una cosa imperdonabile, quindi cortesemente venga immediatamente in presidenza. L'aspetto qui, d'accordo? Grazie. Buongiorno maestro! Fermo sciocco, ci penso io a nostra figlia. Sì, Laura, pensaci tu. Cosa bella. Prego, prego, entri, entri. Buongiorno maestro. Cara, posso sedermi? Vieni, veloce, dai. Grazie, grazie. Buongiorno Stefano, io avevo convocato lei, ma scusi, ma lei chi è? Non è la mamma di Hilary? Non la conosco? Sì, è vero, non sono io la mamma di Hilary, ma io mi occupo di queste cose al momento. Chiedo scusa, io la rispetto per carità, però vorrei parlare con Stefano. Stefano! Sì? Io capisco tutto, però vi devo dire questa cosa importantissima. Scusami se parlo con lui, ok? Perché scusami se parlo con lui? Qui è successa una cosa imperdonabile. Lei lo sa che sua figlia oggi non è venuta a scuola. Come Hilary non è venuta a scuola? Ma è impossibile, cioè io mi sono allontanato qualche giorno perché ero in vacanza con lei, con la babysitter. Però non pensavo che Hilary non fosse venuta a scuola questi giorni. Allora, Stefano, io ho scoperto oggi che Hilary non è venuta a scuola. Pensi un po' qual era il motivo. Sta facendo un TikTok con Nando, che tra l'altro ho anche licenziato. No! Avete licenziato Nando il bidello! No! Ma chi è Nando il bidello? Scusi. Il problema non è Nando o la scuola o il TikTok, è che il problema è Hilary. Io quest'anno la boccio, ha capito? La boccio! No, aspetti, non la bocci. Perché? Cioè, almeno qual è il motivo? Ma se era stato uno sbaglio, magari non è venuta a scuola. Sciacco, mi squilla il telefono, vado un attimo a rispondere. Vai. È bellissima. Che bello, questo è il momento più bello della giornata. Sì, veramente, la ricreazione è il momento più bello della giornata. Oh, certo che quest'ora è stata proprio pesante con quel professore accollante. Ma mia, ciao, che non sono io. Ti ho detto, non mi devi chiamare quando sto con lui. È la babysitter. Capo, il piano è quasi riuscito. Che ha detto il piano? Non lo so, non ho capito. Abbiamo avuto giusto un piccolo intoppo, ma lui è completamente cotto di me. Faccio il video, ok? Voi venite dietro. Fattimene. Funzionerà il piano. Adesso usciamo da scuola, rapiamo Hilary e poi chiuderemo il suo canale, finalmente. Vuole chiudere il canale? Oh, ma guardate questa, ma che c'ha a fare? Ok, aspetta, capo. Adesso fammi rientrare prima che se ne accorgano, ok? Tutto bene. Sì, tutto bene, grazie. Scusatemi, sento la campanella, quindi è finita la ricreazione. Mi aspettate un attimo qui, finisco la lezione e torno? Roba veramente di 5 minuti, d'accordo? Ah, raga, finita la ricreazione. Tu stai pensando davvero alla fine della ricreazione? Dobbiamo chiamare qualcuno per farci aiutare su questa cosa? Facciamo una cosa, appena entra il prof, glielo diciamo e la facciamo arrestare a quella. Dici che ci aiuta il professore? Allora facciamogli vedere il video, così chiama direttamente lui. Sì. Ma che state facendo? Scendi da sta scrivania, cammina. Su, sempre tu sei però, Ragazzi, di là c'è Stefano, io l'ho fatto chiamare per questa situazione, Ve lo dico subito. Ecco perché ci sta lei, allora Stefano è tornato. A me non interessa chi c'è o chi non c'è. Ragazzi, io vi faccio sospendo a tutti, ve lo dico, No, possiamo fargli vedere un video sul telefono, per favore? Per favore, prof, è un video troppo importante. Sì, abbiamo scoperto una cosa e dobbiamo fargliela vedere per forza. Un altro TikTok. No, guardi. Fammi vedere. Il piano è quasi riuscito, rapiremo Hilary e poi chiuderemo finalmente il suo canale. No, scusate ragazzi, questa è una cosa gravissima, veramente grave.
ci deve aiutare a far arrestare lei. Perché ecco perché Stefano se n'è andato di casa, non abbiamo pagato più l'affitto a lei e tutto questo casino. Per favore, prof, chiami la polizia. Ci aiuti, lei è la nostra unica speranza. Ecco perché Stefano era andato via da casa, aveva lasciato i ragazzi dentro, non poteva pagare l'affitto. Per questa qua, questa pazza, criminale, questa è una criminale, ma io la faccio arrestare, ci penso io. Grazie prof, davvero. Grazie prof. Va bene Nando, ci vediamo domani, ok? Ok, bella mia. Allora, poi domani ti porto il filo per cucire questo giacchetto. Non si può vedere così. Bella mia, grazie. Bella, ricordami della scuola sempre, eh? Sì, okay. Non ti preoccupare. Fammi questo regalo a me. Ciao, Nando. Ciao, ciao belle ciao. Mie. Ciao, mi raccomando la scuola, eh? Sì, ciao. Ciao, 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 ciao. Carino, Nando, eh? Oh, mi sta squillando Nicole. Ma che vuole Nicole? Nicole? È tornato Stefano! Ila, è tornato tuo padre! Come è tornato papà? No, così devo andare tutti i giorni a scuola! Non posso saltare domani a scuola! Ma scusa, è tornata anche la babysitter! La polizia! Ila, corri, dobbiamo andare a scuola! Sta succedendo un casino, corri! Corri! Arriviamo! Grazie, grazie polizia! State arrivando, vero? D'accordo, d'accordo, vi aspettiamo, vi aspettiamo! Funghetti! Voi vedete e dite sempre che sono cattivo, severo, ma stavolta ho fatto bene ad aiutare Ilari. Scrivetelo nei commenti. Mi fermi signorina, lei il resto. Che è successo? Che fai? Che perché successo? La devi arrestare? No, no, perché la arresti? No, ma che lei fai? Arresto, venga ma con che noi. Fai? No! Venga, venga. Lasciami! Ah, lasciami! Lasciami! Ma che è successo? Perché la polizia mamma, la sta... Mamma, sono mancata! Hilary! Hilary, quant'è che... Non ci vediamo tutta la amore, amore! Sei mancato, papà! Anche tu! Che è successo? Ma posso capire ciao, perché... Ciao, Stefano! Posso capire perché è venuta la polizia e ha portato via la babysitter, scusate! È perché la babysitter ti voleva rubare il canale, quindi noi l'abbiamo fermata e l'abbiamo arrestata. Cioè, l'hanno arrestata. Voleva rubare il canale? Ma non ho capito, in che senso? Sì, lei collaborava con qualcuno e tu eri imbambolato da lei. E ho pure il video dove lei dice le cattiverie. Voleva farci chiudere il canale e rapirci. Poi sai, per fortuna che sta tornando, ci hanno pure cacciato via di casa. Quindi praticamente il proprietario di casa, che sarebbe Marcello, il nostro professore, ci ha cacciato di casa perché non avevamo i soldi. Però alla fine è stato bravo perché ci ha aiutato a chiamare la polizia. Va bene, quindi è tutto risolto allora? No, dobbiamo... Quindi possiamo tornare a casa? No. Ci penso io a pagare allora, la fine. L'unica cosa che dobbiamo fare è salvare Nando. Nando? Ma chi è Nando? Poi ti spieghiamo, è una cosa lunga. E dove andiamo? Aspettate, aspettatemi. Ragazzi, andiamo a salvare Nando e mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ragazzi, ci vediamo domani con un altrissimo video. Ah! Addio! Ah! Ah, è tutto rosso, perché si è spaccato proprio solo il piede. Wow, Giorgio, guarda che figo questo. Sì, ma non abbiamo nemmeno un euro. Ok, dai, metti dentro. Ehi, voi tre, fermi un attimo. Adesso andremo in caserma e chiamerò i vostri genitori. Mi spiace, lei è la più grande, quindi è la prima ad essere arrestata. Ma io non c'entro nulla. Tanto non ho paura di essere interrogata. Mi sono già abituata a scuola, penso qui. Su, palla! Ciao a tutti funghetti e funghettine, come vedete sto insieme a Giorgia, però c'è un piccolissimo problema. Questi due non riusciamo bene a saltare sul salterello, perché? Perché siamo sirene! Mi sono spiaccicati. Ah. Ti è fatta male? Sì. Te l'ho detto, però papino, non era il caso di giocare con le pinne sul saltarello. Si vanno nell'acqua con le pinne. Ah, sono spiaccicata tutta la vita. Cinzia, hai un qualcosa per una crema, qualcosina? Una crema? Sì, ce l'ho. Vediamo. Ah,
fatto tipo il pastrello. È tutto rosso perché si è spaccato proprio solo il piede. Nicole, io sto qui con Salve e Cinzia, stiamo facendo delle cose di lavoro e ti avevo chiesto per favore di guardare Ilaria e Giorgia. Ma che c'entro io? Non è che adesso non posso stare al telefono per un attimo, che loro si fanno male e loro hanno deciso di andare là sopra. Dai, allora, Ilaria fa male, però fra 5 minuti ti prometto che stai meglio. Dai, dai, stai tranquillo, adesso ti passa, dai. Dai, ecco quasi qua. Fatto, guarda qua. Non posso giocare con te. Ma Uffi, volevo andare in piscina, volevo fare la gara di tuffi. Giorgio, non ce la faccio proprio a giocare, dai. Andiamo a casa, no? Ma di cosa? Giorgio, però mi sto annoiando. Anche mi sto annoiando, facciamo qualcosa. C'è Nicole! Oh mamma mia, cosa c'è adesso? Ci vuoi che fare una passeggiata? Dai, siamo buone e buone, dai! Sì, promesso, siamo buonissime! Grazie, grazie, ci andiamo a preparare! Ragazzi, sono pronta, voi andiamo? Sì, siamo pronte anche noi! Ah, ci serve uno zaino! Uno zaino? Ma che ci devi fare, Ilari? Giorgia, non mi sciame, non abbiamo soldi. Non abbiamo... Ah, sì, ok, ho capito. Lo vado subito a prendere. Ma che ci deve fare con uno zaino? Prego, vabbè, zaino. Andiamo. Giorgia, visto che tu vivi qui vicino, mi spieghi dov'è questo negozio? Non ti preoccupare, vieni, seguimi, è qua vicino. Vicino? Si può sapere perché mi state portando dentro un supermercato? Non abbiamo i soldi per comprare nulla. Soldi? Divertente. Giocattoli. No, Ila, non ti preoccupare, qua c'è la frutta, ma da qualche parte qui ci dovrebbe essere il lato giocattoli. Vai, seguimi. Andiamo. Lato giocattoli, ma questi che vogliono fare? Non hanno nemmeno i soldi, cosa si inventeranno non lo so. Eccolo, là, reparto giocattoli. Ila, andiamo. Ilari, ma di questi ti piace? Ilari, Giorgia. No, l'ho perse. Wow. No, vabbè ragazzi, guardate questo. Wow. Ma sì, 24 euro, che ce l'ha? Questo lo vorrei tanto, quanto costa? 14 euro, ma io non ho manco un euro. Sì. Ilari! No, nemmeno qua. Non è possibile. Wow, Giorgia, guarda che figo questo. Sì, ma non abbiamo nemmeno un euro. Però abbiamo il mio zainetto, pensi quello che penso io? Sì, apri il tuo zainetto, corri. Tieni sto coso, prendi. Ok, dai, metti dentro. Ok, chiudiamo. Rimettici lo zaino, fa finta che non faccio niente. Iscrivetevi al canale se vi state divertendo. E lasciate un bel like, seguiteci. Wow. Dove eravate? A guardare i giochi. Me lo potevate almeno dire? Sì, hai ragione, ti amico, scusa, sì. Vabbè, andiamo via. Spero non avete preso niente, vero? No, ma se non abbiamo soldi. Sì, è vero, ma secondo te rubiamo? Va bene, dai, andiamo. Andiamo via. Perché correte? Ila. Giorgio, c'è un problema. Quale problema? Davanti alla porta c'è il poliziotto. Allora vediamoci a correre. Nicole, vieni. Ma io che c'entro? Perché corri? L'abbiamo scampata, Giorgia. Sì, hai visto? Non ci ha fermato. Infatti non era per noi. Scusate, scampata da cosa? Mi state nascondendo qualcosa, Ilari?
No, assolutamente nulla, andiamo. Ehi, voi tre, fermi un attimo. Che ci mancano noi? Che cosa? Sei fidanzata? Senta, anche lei poliziotto, non ci si metta. Carabinieri? Come carabinieri? Ma è uno scherzo. Hanno rubato dei giochi. Vai Salvo, speriamo che ci fanno registrare, non so fino a quanto ci possono far registrare. Ok, 112, ecco. Vai. Bene, abbiamo visto dalle telecamere che qualcuno qui ha portato via due giocattoli senza pagarli. No, noi non c'entriamo nulla. No, proprio no. Infatti sì, ci deve essere un errore, loro non farebbero mai una cosa del genere. No, non c'è nessun errore. Mi faccia controllare lo zaino allora. Va bene, non c'è problema, Ilari, faglielo rivedere. Ilari, no. Ilari, vieni qua. Ilari, nascondi i giochi. Sto provando. Dammelo. Ilari, penso che siamo nei guai. Tenga, tanto sarà sicuramente uno sbaglio. Anzi, ci dovrà chiedere anche scusa. Vedremo. Ah, e questi cosa sono? Ma ci deve essere un errore. Non è possibile. Ilari, Giorgia, mi dovete dare delle spiegazioni, eh? Lo ammetto, sì, abbiamo rubato i giochi, siamo stati noi. Bene, allora vi dichiaro tutto in arresto. Vabbè, ma a me non mi arresta, vero? Mi dispiace, lei è la più grande, quindi è la prima ad essere arrestata. Ma io non c'entro nulla. Mi dispiace, è quella responsabile. Ilari, ti rendi conto? Questa è colpa vostra, pure tua, Giorgia. Ecco, guardate io come sto messa. Forza, forza, vai. Vabbè, allora resta lei, a me non ci arresti, vero? Mi dispiace, ma questa è la legge. Ma dai, poliziotto! No, ti prego, poliziotto, ce l'ha detto solo lei. Forza, forza! Muoversi, muoversi! Noi. In caserma! Adesso andremo in caserma e chiamerò i vostri genitori. No, i nostri genitori, no! Ma dove mi hanno portato? Mi liberate, io non c'entro niente! Ma dove sono Ilaria e Giorgia? Sono in un'altra cella. Lei risponde alle mie domande. Lei era la più grande e la più responsabile, lo sa? Sì. Bene, quindi passerete dei guai molto seri. Ma io non c'entro niente, non sapevo nulla. Ora la iscriviamo nel database della polizia. Nome? Nicole. Cognome? Pollari. Età? 16. Sei fidanzata? Senta, anche lei poliziotto, non ci si metta. Lei risponde alle mie domande, ok? Perché questa non è un parco giochi, qui siamo in caserma, va bene? Altrimenti le passerà tutta la sua vita a marcire in galera. Risponda, sì o no? Boh, non lo so. Mi spieghi cosa è successo oggi e perché avete rubato quei giochi? Ancora? Io non c'entro nulla, io stavo tranquillamente dentro il supermercato con Ilaria e Giorgia. Ilaria e Giorgia non l'ho più viste, le ho perse di vista. Mentre le cercavo, loro sono sparite, hanno fatto quello che hanno fatto. Poi le ho ritrovate. Non sarei mai andata a pensare che loro avessero rubato qualcosa dentro un supermercato. Beh, sono tutte scuse queste. Il fatto che comunque avete rubato e lei era la responsabile. Comunque ora chiameremo i suoi genitori. No, i miei genitori no, per favore. Per favore. L'interrogatorio è finito, può tornare in cella. Va. Ehi, poliziotto, faccia piano. E poi non è colpa mia, è colpa di zia Nicole. Silenzio. Pure. Bene, ora scriveremo le sue generalità nel database della polizia. Mo divento poliziotta. Dai. E sarà per sempre segnalata. Segnalata. Mo stiamo a scuola. Dai. Tanto non ho paura di essere interrogata. Mi sono già abituata a scuola, penso qui. Su, parla. Nome? Ilari. Cognome? Pollari. Età? 6. Sei fidanzata? Senti, poliziotto, si fate i fatti suoi, eh. Lei deve rispondere perché questa è la polizia, ok? Vabbè, non lo so. Mi racconti l'accaduto di oggi, perché avete rubato? Allora, non avevamo i soldi, Nicole ce l'aveva, non ce li voleva dare, quindi noi volevamo prendere un giochino. Gli abbiamo rubato i soldi, poi non so se sono caduti o sono andati via.
Quindi, abbiamo preso i giochi, pensavo che ce l'avevamo nello zaino. Poi siamo andati alla cassa. Noi avevamo pagato, ma i soldi di Nicola erano finti, perché erano un po' finti. Basta adesso, ok? Sono tutte congelate. Abbiamo visto dalle telecamere di sicurezza che voi avete rubato. Quindi ora chiameremo i suoi genitori e passerà anche lei un brutto quarto d'ora, ok? Intanto torni in cella. No, i miei genitori... Senti, signore, denunciatelo, denunciatelo! Oh, faccia piano, poliziotto! No. Giorgia! Cognome? Oh, caro. Signorina, stai calma, ok? Perché qui le regole le facciamo noi. Risponda alle domande. Ok, ma io ho risposto! Età? 7 anni e mezzo. Sei fidanzata? Sì, sono fidanzata, ma non so se il mio fidanzato sa che noi siamo fidanzati. Beh, non ho capito molto. Comunque, passiamo alle cose importanti. Mi deve spiegare il motivo perché avete rubato quei due giochi al negozio di giocattoli. Nicole ha preso i due giocattoli e mi ha detto Ilari e Giorgia, li volete? E noi ovviamente abbiamo detto di sì. E poi praticamente ci ha costrette a metterlo nello zaino. Quindi è stata Nicole a farci rubare. Questa è ancora un'altra versione. La signorina Nicola ha detto una cosa, Ilari ne ha detto un'altra, lei un'altra ancora. Credo che qui mi state prendendo in giro. Adesso anche lei, signorina, lascia il suo numero perché chiameremo i suoi genitori. E adesso può tornare anche lei a marcire in galera. Oh, Uffi, non è giusto. Grazie che mi hai dato una mano. Sì, non ti preoccupare. Adesso andiamo a... Aspetta, che c'è? Non lo so. Ma non so. Pronto? Carabinieri? Come carabinieri? Ma è uno scherzo! Hanno rubato dei giochi. Dice che Ilari, sì. Giorgia e Nicole, sì, al supermercato hanno rubato dei giochi e sono andati dai carabinieri. Ma come hanno rubato? Non lo so, maresciallo, sì, guardi, arriviamo subito. E dobbiamo andare. Come hanno rubato un giocattolo? Ma scusa, ma non erano con Nicole? Infatti io, sia Nicole, lei, quella più grande, doveva essere responsabile e dovevo fidarmi di lei. Vabbè, invece andiamo, che sono lì poi. Andiamo, è distante da qua? Allora, funghetti, noi siamo arrivati qui alla stazione dei carabinieri. Ecco qua, come vedete siamo fuori dai carabinieri. Volevamo riprendere, ma ci hanno impedito di registrare all'interno della caserma, chiaramente. Quindi adesso andiamo a recuperare Ilari, Nicole e Giorgia e vi facciamo sapere tra pochissimo, ok? Chiudiamo un attimo. Vai, Salvo. Speriamo che ci fanno registrare, non so fino a quanto ci possono far registrare. Ok, 112, ecco. Vai. Ragazzi, avete proprio esagerato, su, in macchina. Nicole, mi faccio... Io non c'entro niente, non sapevo nulla. Come non c'entro niente? Ilari, ma ti sembra normale? No, Nicole ci ha detto di rubare, Nicole ci ha detto prendete questi rubati. Io? Sì, allora se l'ha detto Ilari... Ma si sono scappati, non li trovavo più. Forza, salite in macchina. Comunque, Stefano, facciamole andare a casa e poi dopo ne parliamo, vai che è meglio. Adesso vi beccate una bella punizione, forza. Non è colpa mia. Stai zitta. Abbiamo fatto una figuraccia. Come vi è venuto in mente? Cioè, siamo dovuti andare dai carabinieri a prendervi. E perché qua la cosa sia Nicole. Basta, Giorgia, basta. Io l'avevo detto anche a Nicole. E adesso per punizione fai tutti i compiti che ti mancano per le vacanze, perché tra poco inizia scuola, ok? Invece di andare in giro a fare le furbette. Sei d'accordo, Salvo? Io sono d'accordo. Hai sentito a Stefano? Anche te. Che ne ha ancora... Ne è tantissimo ancora da fare, eh? Quello che avete fatto è una cosa sbagliata. Vabbè, non lo faccio più. E poi, io e Salvo, vi dobbiamo dire una cosa, ok? Sapete perché siete uscite comunque dal negozio con i giocattoli in mano? È perché l'abbiamo rubati. Sì, appunto. Sì, siete uscite tranquilli, ma poi fuori vi hanno arrestato. E lo sapete perché? Perché quel poliziotto lì è un nostro amico. Vi abbiamo preparato uno scherzo. Cosa? Allora non era un vero poliziotto? E ci avete pure mandato in galera! E ci avete anche fatto dire tutte le cose al poliziotto, anche se eravamo fidanzati oltretutto. E io non so nemmeno se sono fidanzata o no! E infatti anch'io ho dovuto ritirare fuori Alessio! In verità il carabiniere era vero, ma era un nostro amico e vi abbiamo fatto portare in caserma proprio per farvi imparare la lezione che se non avete i soldi non potete comprare nulla, quindi non si ruba nemmeno una cosina piccola piccola piccola. Sei d'accordo, Salvo? Sono d'accordo. Voi avete capito la lezione? Sì.
Bene. Mi sa che un po' hanno quindi capito. Non dobbiamo fare i compiti? No, no, adesso fate comunque i compiti perché la lezione comunque la dovrete scontare. Ma l'importante è che avete capito la lezione. Capito? Va bene. Forza, fare i compiti. Funghetti, abbiamo capito la lezione, quindi pure voi, funghetti, non dovete mai rubare ai negozi. Questo è solo un video per farvi capire la lezione, quindi è tutto finto. E io comunque con voi due da soli non ci rimango più, basta, ciao. Quindi funghetti, mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Che ne dici, Ila, di far fare i nostri compiti a Nicole? Nicole! Nicole!